Cari amici, buongiorno, benvenuti in questo nostro nuovo incontro. Oggi vorrei mostrarvi un assetto che è liberamente preso da ad un assetto di Luca da Lecce, un caro amico che spero non me ne vorrà se ho manipolato un pochettino il suo assetto e se ve lo sto presentando senza chiedergli permesso, ma sono sicuro che mi perdonerà per questo. Questo assetto lo sto presentando perché è veramente molto bello, l'ho provato e veramente funziona benissimo. Non è troppo pesante perché è 33 grammi, mentre ultimamente abbiamo visto delle cartucce proprio pesantissime, dispersanti. Quindi questo 33 grammi secondo me rientra nella giusta dose per la beccaccia. È un pochino articolato, ma non particolarmente difficile da poter realizzare. Diciamo che è molto molto simile a quello che ha fatto Luca, con la differenza che io ho cambiato qualche piccolissimo particolare, perché con questi piccoli cambiamenti secondo me poteva migliorare ulteriormente, però per carità, niente da ridire su quello già fatto da Luca, che già da solo era perfetto. Tra l'altro volevo anche aggiungere a tutti quelli che mi avevano chiesto il dossier della nigrina un'ulteriore carica dispersante, questa volta da poter utilizzare in questo periodo sulle poche beccacce che abbiamo la fortuna di incontrare. Ok, andiamo a vedere un pochettino questo assetto nei dettagli. Intanto vi ricordo, impariamo a caricare chiocciolibero.it, la mia mail. L'assetto è così fatto: calibro 12, anilina lamellare, ovviamente dispersante, specifico per le beccacce. Imbossolo 67 della Fiocchi, innesco DFS 616, facciamo 1,70 x 33 di anigrina, così articolati 22,5 di piombo 8 e 10,5 di piombo 10. Sto utilizzando il metodo del signor Galorini, che vi ricordo consiste nell'utilizzare la borra Bascherie Pellagri Z dispersante, sopra la quale si mette un cartoncino. Qui al posto del cartoncino ho messo una RBL che è un po' più spessa, che scombussola un po' di più i pallini. Questo mi dà un po' più di regolarità, ma fa aprire un po' di più la rosata. E questo è uno dei cambiamenti in effetti che ho fatto rispetto a quella di Luca. E poi ho diviso il piombo in 8 e 10, perché secondo me sono adatti alla beccaccia, e la differenziazione di piombo, il piombo 8 essendo più pesante va un po' più veloce e scombina meglio il piombo 10, aumentando ulteriormente l'effetto dispersante. Quindi è una cartuccia da usare a brevissima distanza, perché altrimenti poi diventa irregolare e è un pochettino troppo disperso. Ho chiuso il tutto con un fogherino da 3 mm senza cartelati. Quindi chiusura in orlotondo a 61,5 su questo sugherino. Che altro dire? Questo è fondamentalmente la descrizione della cartuccia. L'ho già provata, ci ho preso una beccaccia, è caduta pulita anche a breve distanza, quindi l'ho sparata a 15 metri, l'ho raccolta perfettamente integra. Quindi per me la cartuccia per le beccacce idonee è assolutamente replicabile. Vediamo un pochettino come si carica. Allora, per prima cosa ho già pesato 1,70 di polvere nigrina lamellare, quindi la possiamo inserire direttamente nella nostra cartuccia. Vado a inserire la borra Bascherie Pellagri Z dispersante e adesso possiamo andare a pesare il piombo. Per cominciare peseremo con l'otto un po' più grossetto, che deve essere, come dicevo, 22,5. Quindi 20, 2,5, e questa è la prima. Dopodiché
Siamo. Ok. Allora, direi che ci siamo. Possiamo andare a versare. Quando verserete il piombo, vi accorgerete che andrà perfettamente a riempire gli spazi della dispersante. Ecco qua. Dovete cercare di compattarlo il più possibile in modo che lo strato si trovi perfettamente all'interno della borra. Ok? A questo punto inseriamo il cartoncino RVL. Chi vuole meno dispersione, ecco, potrà usare un cartoncino normale. Essendo meno doppio, dà meno impedimento e la rosata viene un po' più regolare. Così a brevissima distanza la rosata è un po' più regolare, però è più dispersa. Chi vuole una rosata più regolare e che funzioni di cartuccio anche un po' più lontano, sceglierà un cartoncino normale, non questo così doppio. Ok, pesiamo il resto del piombo, 10 e mezzo. Questa volta, anziché essere piombo 8, metteremo piombo del 10, come dicevo. La differenza di peso comporterà che il piombo 8 andrà a scombinare il piombo 10 aumentando l'effetto dispersivo. Quindi 10 grammi e perfetto. Vediamo un pallino. E andiamo a mettere nella cartuccia. Qua pronta, abbiamo messo anche l'otto. Per finire mettiamo il sugherino di chiusura in modo che siamo pronti per l'orlatura. Per l'orlatura utilizzerò come sempre la mia T2. Ok, procediamo. Ok. Ricordo 61 della macchina regolata. Parlatura venuta. Parlatura è chiusa perfettamente la cartuccia. Anche questa dispersante è pronta. Vi ricordo nuovamente l'assetto 1267 616, 1,70 x 33. Ripartite con 22,5 di piombo 8 e 10,5 di piombo 10. Metodo Carolini, che avete visto come si fa. Borra Baschieri Z e l'RVL di sopra. Chi vuole meno dispersione, cioè una rosata un po' più regolare, può mettere un cartoncino al posto dell'RVL. Chiudiamo il tutto con sugherino da 3 mm. Ringrazio Luca che pregandolo di non arrabbiarsi se io ho in qualche modo rubato l'assetto. Gli chiedo ancora scusa per non averlo preavvisato, ma era un assetto troppo bello per non poterlo sfruttare. Vi assicuro, va alla grande. Un grande saluto. Ciao!